già voglio vabbè, dire gli ha dato a Gubbio con Simone attenzione Simone buongiorno Conigli, saluto gli amici cremonesi che alla prima giornata in Giuno ci hanno fatto 5 gol. Allora adesso 5 gol ti prego Simone controllati, che è perdona. Successo? Che è successo? Sì. Allora, metropolitana di New York, era la vacanza finita, quindi stavamo tornando all'aeroporto JFK. Sì. Con la metropolitana bisogna attraversare tutti i quartieri un po', c'è il Bronx, c'è malfamati, diciamo, sì. Esatto. Va bene, comunque sembrava tutto tranquillo, c'era un vagone pieno di persone di varie nazionalità, fra cui c'era un signore, sembrava Lawrence Fishburne di Matrix. Sì. Quello, ma quel signore di colore, bello certo, grosso. Sì, certo, certo. A un certo punto tira fuori una valigetta di pelle nera, era tutto vestito di pelle nera, l'apre con una calma olimpica, quasi serafica, sì. Tira fuori pian piano i vari pezzi di un trapano elettrico. Ma dai! Alla fine innesca la batteria con un colpo secco l'accende. E prova la punta se funzionava. Ovviamente a quel punto tutti in una metropolitana tutti guardano New York, persona, New York. Ecco il serial killer, moriremo tutti, mo ci trapana tutti e via. Dai, su. Allora c'è stato un allontanamento a raggiera come le sardine quando arriva il fondo, no? Sì. E io sono rimasto a guardare il signore, è stato quasi stupito dal fatto che la gente se ne fosse andata. Allora, sì. Forse ha capito che aveva esagerato, con la stessa calma serafica ha rimesso uno per uno tutti i pezzi dentro e ha allungato le gambe perché ora aveva più spazio. Sì. Forse l'aveva fatto per quello, io non lo so. Non comunque io ho resistito a guardare questa scena, l'ho anche filmata sinceramente perché era una cosa particolare. Sì. E ancora sono vivo, quindi mi è andata bene. Beh, devo dire che sei un sopravvissuto, sì. Simone, devo dire gli italiani dimostrano sempre certo. Coraggio in queste situazioni. Ma mandacela, la mettiamo sul blog del Coniglio, mandaci voglio il dire filmato, questa assolutamente, scena. Sì, assolutamente la vogliamo vedere. Simone, grazie. Ciao. Buona giornata. Ciao. Un uomo vivo per miracolo. Beh, non è l'amore, poteva essere la morte, Eros Thanatos, siamo quanto lì. È vero. Cioè, Eros e Thanatos, ma adesso amici.